oggi, inaugurazione della panchina rossa, sempre per un tema tristemente attuale che è quello alla violenza, il contrasto alla violenza alle donne, nella festa delle donne, ma anche perché questo tema è reso così attuale anche da quello che sta succedendo nei luoghi di guerra, dove sono cominciate le violenze contro le donne, proprio nel senso classico del termine. Purtroppo questo tema è tristemente attuale e credo che questo 8 di marzo non possa essere che dedicato appunto alle donne che oggi stanno soffrendo e che comunque devono proteggere loro, i loro figli e anche i loro mariti, quindi è un momento significativo ed è significativo che venga fatto alla Casa della Salute pediatrica, dove appunto ci sono i bimbi, perché da sempre la violenza contro le donne è anche violenza contro i bimbi ed è violenza complessivamente che vediamo quali danni sta provocando nel nostro pianeta. Ed è molto bello che siano coinvolti i ragazzi, perché da questo punto di vista ci danno nuova speranza. Della festa dell'8 marzo vogliamo collegare questa celebrazione, che è un momento veramente di gioia e di festa, con la giornata del 25 novembre, che invece è un momento in cui ci si ricorda come sia importante essere sempre attenti a lottare contro la violenza contro le donne. Oggi siamo particolarmente impegnati nelle pari opportunità, perché ci rendiamo conto che anche gli eventi che stanno succedendo in questo periodo mettono sempre in crisi il mondo al femminile. Le donne sono sempre in prima linea in questi momenti di difficoltà. Oggi abbiamo voluto mettere questa panchina, e ringraziamo il Conad di Formigine che ce l'ha donata, in questa posizione con un significato ben preciso. Il primo è all'interno della Casa della Salute, dove vengono tante mamme con i loro bambini. Poi al piano di sopra abbiamo il centro per le famiglie, dove ci si prende cura proprio delle relazioni all'interno dell'ambiente familiare. E siamo vicine a una scuola media. Vogliamo che i ragazzi passando, i loro genitori passando davanti a questa panchina, si rendano sempre conto di come sia importante promuovere pari opportunità, avere ben presente la dignità di ogni persona e responsabilizzarsi per fare in modo che il futuro sia un futuro di libertà e di giustizia in cui tutte le persone vengono valorizzate. Quindi la funzione di questa panchina è anche una funzione di tipo educativo. Donne diventate bambini, cresciute donne, divenute spose e madri, tutto sperando amore. Allorché io mi chiedo il perché di tutto questo dolore, di tutte queste lacrime sul loro viso, di tutto questo odio che le calpesta come se fosse colpa loro, di tutto questo sangue rosso ad indicare un sogno ormai perduto. Non è colpa mia, si ripetono, tentando di rinascere come fenici da questo strazio che pian piano le consuma, conducendole a una morte funesta. Non accettate la violenza mai più. Grazie a tutti.